Care famiglie, vi diamo il benvenuto per il nuovo tutorial della Catechesi in Famiglia. Prendiamo il nostro sussidio e andiamo a pagina 26. Il Vangelo di questa terza domenica di Quaresima ci presenta due realtà apparentemente slegate. Nella prima parte si fa riferimento a un fatto di cronaca e nella seconda viene narrata una parabola. Gesù, incarnato e vivente nella storia, a partire da una disgrazia, la morte di alcuni Galilei uccisi da Pilato, interroga i suoi dicendo loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte?» Questo interrogativo scuote anche noi, che talvolta consideriamo Dio come un giudice che ci punisce per i nostri errori, così come facciamo noi, sempre pronti a condannare l'altro che sbaglia, senza dargli una seconda possibilità. Se spesso, infatti, ci rifugiamo nell'espressione «perdono ma non dimentico», la misericordia di Dio è la dimostrazione che Lui ci ama sempre, ma ci ama soprattutto quando siamo fragili e cadiamo. Dio, quando gli chiediamo perdono, dimentica il nostro sbaglio e sa andare oltre. E Gesù ce lo dice chiaramente con la parabola del vignaiolo e dell'albero di fichi. Anche quando noi stessi siamo sfiduciati e non crediamo di poter portare frutto, Dio sa aspettare quel momento in cui possiamo darci ancora un'altra possibilità e da rami secchi trasformare la nostra vita in germogli fecondi. In questo Vangelo, Gesù invita a fare un nuovo passo in avanti nel cammino di conversione, perché il no dell'inizio possa ancora tramutarsi nel sì della vita nuova di figli. La pazienza di Dio dunque si declina col verbo cercare. Cercare qualcuno che si è perduto, cercare di perdonarsi quando si cade, cercare di accogliere gli altri senza pregiudizi. La sezione in famiglia ci esorta a vivere un impegno concreto, come ci raccomanda Papa Francesco. Ognuno di noi deve sentirsi interpellato da questa chiamata alla conversione, correggendo qualcosa nella propria vita, nel proprio modo di pensare, di agire, di vivere le relazioni con il prossimo. Cari genitori, cerchiamo di indicare ogni giorno ai nostri bambini e ai nostri ragazzi la via della misericordia di Dio. Preghiamo per qualcuno che ci ha offeso, dedichiamo del tempo a una persona che abbiamo trascurato, perdoniamo chi ci ha fatto del male e soprattutto non stanchiamoci di cercare tra le foglie della nostra esistenza i frutti buoni che Dio si aspetta da noi. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao! Ciao.